22 dicembre 1988. Muore assassinato il sindacalista, politico e ambientalista brasiliano Chico Mendes. Nato nel 1944 da una famiglia di raccoglitori di caucciù, fin da giovane difende i diritti degli estrattori di gomma. Nel 1975 Mendes organizza un sindacato dei lavoratori rurali per combattere la distruzione delle foreste, unico mezzo di sostentamento dei contadini. Mendes organizza blocchi umani non violenti e ottiene la creazione delle riserve estrattive, dove poter continuare a raccogliere gomma, frutta, noci e fibre vegetali. Ma è proprio questa sua lotta e questo suo impegno che lo porteranno alla morte. Viene ucciso a soli 44 anni davanti alla porta di casa dai fratelli Alves da Silva, proprietari terrieri.